Zazan! Ciao ragazzi, benvenuti, bentornati sul Bruce Garage. Siccome nell'ultimo video dove abbiamo parlato della perdita, probabilmente, ripeto, mi sono espresso male o non abbiamo frainteso, avete frainteso. Quindi adesso vi spieghiamo qual è il problema per la banale perdita, che sicuramente non è il problema di dover cambiare un tubo, ma adesso vi spieghiamo qual è il problema, bene, ve lo facciamo vedere così capite. Andiamo avanti. Allora Dani, per arrivare lì. Ciao a tutti. Allora. Ciao Dani, dobbiamo rismontare, almeno smollare la marmitta davanti, eh? Aspetta che arrivo. Dov'è il tubo che non lo vedo più? Eccolo là. Allora ragazzi, come vedete, lo vedete nella parte a sinistra della fascetta? Praticamente lì parte un maschio che è sotto il tubo sia di gomma che di alluminio e la fascetta, che come vedete sembra leggerissimamente a vederlo da sotto arrugginito. Lo vedete? La paura è che se noi lo andiamo a spostare qui, abbiamo paura che il tubo che ci sia qui sotto si spezzi. Tutto lì è il problema, perché questo è monoblocco, ragazzi. E viene fuori un casino della Madonna, va tirato giù il motore e mandato a saldare se noi rompiamo il maschio che parte da questo pezzettino qua. Adesso andiamo a smuoverlo leggermente. Provo a smuoverlo io con le mani. Leggero, leggero. Vabbè, tanto proviamo a staccare. Scarichiamo un po' l'acqua. Vabbè, vediamo. Faremo la doccia. Vai, scarichiamo l'impianto di raffreddamento, dai. Adesso allentiamo la marmitta qui nella parte anteriore almeno per avere un po' di spazio. L'avevi stretta bene, eh? L'è dura, l'è dura. È dura, dura. Così. Voi vedete, tac, adesso andiamo ad aprire la fascetta e speriamo, estraendo il tubo, che quel maschio arrugginito lì sotto non ci rimanga in mano. Vai, andiamo ad aprire e tirare la fascetta. Ragazzi, la prova del 9. Eccolo lì che ce l'abbiamo, l'inquadratura. Vai, visto che non è marcio sotto, e allora tanta paura, tanta prudenza, non per niente, per cercare di non fare danni dopo. Allora, vedete, fortunatamente è integro. E vai, vedete, c'era proprio lì nell'estremità, vicino al monoblocco, quella ruggine che lasciava pensare a qualcosa di problematico in caso in cui si fosse estratto il tubo. C'era la possibilità che appunto quel maschio rimanesse attaccato al tubo, staccandosi dal monoblocco. Vediamo crepe? No. Cambiamo la fascetta, la mettiamo un po' più stretta. Sono diventato più morbido, quindi ci devo un po', mettiamo una fascetta più stretta di quelle che si avvitano, togliamo questa, ne mettiamo un'altra e ci siamo. Ah, avete visto qual era il problema? Adesso non si cambia tubo, non si cambia niente, si cambia la fascetta e non si mette il turafalle. Cosa che voi avete visto in video, no? Che io e Dani ascoltavamo Gianni, dicevo, ma non perché fosse una cosa campata per aria, sbagliata, a prescindere. Perché ci sono diverse correnti di pensiero sul turafalle. Certo. Sia per i danni che può creare, sì, che per l'efficacia alla lunga. Lo mettevamo giusto un po'. Ma perché, no, ma infatti... Però alla fine... Ma come avete visto, non l'abbiamo fatto. Eravamo tanto contenti a mettere il turafalle. Però la paura era tanta. Quindi... Meglio così. Certo. Dai, buon, meno male, va.
Allora, ok, dai, abbiamo messo una fascetta, chiaramente non conforme all'originale. Cosa ci diranno adesso i video? I precisini. Che non andrà bene la fascetta? Che non andrà bene la fascetta. Ma stringe molto di più di quell'altra. Ragazzi, tutto bene, ciò che finisce bene. Adesso rimettiamo il liquido di raffreddamento. Ma chiaramente prima tiriamo giù il lamierino lì, il copritubo in alluminio. Mettiamo il liquido di raffreddamento, lo facciamo girare un po'. E Dani, vediamo se c'è qualche perdita. Non credo ci sia, però... Da quanto hai stretto, o esplodeva il tubo. Dai. Sono contento che è andata così. Ma sì, dai. Allora, speriamo con questo video di aver chiarito un misunderstanding che poteva essere sorto nel precedente video. State connessi. Settimana prossima andiamo a fare la revisione e andiamo a farci finalmente i primi 100 km insieme per fare poi un check generale di tutti i lavori fatti. Giusto, Dani? Poi partiamo con il maquillage, lucidatore, pulizia interni e direi che sta macchina l'abbiamo finita, strasalvata, non salvata. Questa proprio l'abbiamo presa per i capelli e riportata in vita. Iscrivetevi al canale e commentate immediatamente per farci sapere cosa ne pensate. Tac, abbiamo rimesso il liquido refrigerante e adesso controlliamo sotto se perde. Aspettiamo che vada in moto la ventola, controlliamo di aver messo la giusta quantità di acqua, perché qui la vaschetta è molto piccola, se ne va direttamente nell'impianto, però mi sa che siamo arrivati al punto giusto. Vediamo quando parte la ventola, la vedete lì sotto. Direi che di perdite che ne minga. E vai, abemus ventola. Dai, sta girando. Dai, bene, Dani, ci siamo. Così abbiamo controllato anche il termostato che non l'avevamo mai visto. Buona. Aspettiamo il secondo un po' e controlliamo i livelli. Allora, niente, dai, tagliando. Prova su strada, adesso mi si è acceso l'airbag, non ho capito come mai, proprio adesso, vedremo un attimo. Bene ragazzi, qua si lavora anche il sabato, e volevo rettificare appunto al misunderstanding che c'è stato, perché figuratevi se qui sul Bruce Garage lesiniamo su una fascetta e un tubo di gomma, ma per l'amor di Dio. Probabilmente ci siamo espressi male noi, cioè sicuramente non voglio dar la colpa, visto che tanti non hanno capito, forse il rischio c'era, quindi non potevamo rischiare così di dover tirare giù un motore e mandare a saldare un cappuccetto così di metallo legato al monoblocco. Ma roba, buttavo la macchina, iniziavo a fare le inserzioni, la facevamo a pezzi. Ma me l'ho rotto i coglioni a quel punto. Va bene ragazzi, state connessi, ci vediamo al prossimo video. E tutto è bene, ciò che continua ad andare bene. Sì. Incrociamo le dita e facciamo qualcos'altro che non si vede in video. Ciao! Ciao Roverino!